Buon pomeriggio telespettatori di Tele4, benvenuti alla diretta che anticipa il telegiornale delle ore 13. Quest'oggi la nostra ospite è la dottoressa Marzia Vidulli, che è la curatrice del Museo Winckelmann. Grazie per essere venuta nei nostri studi. Con la dottoressa Vidulli parleremo di archeologia di sera. Archeologia di sera è giunta al nono anno, fra Certo. l'altro, e proporrà un doppio appuntamento, magari poi spieghiamo meglio anche in quali termini, un doppio appuntamento per tutti e cinque i martedì di agosto, Ferragosto compreso. Sono andato subito a vedere perché è importante sottolineare anche questo. Allora, intanto, dottoressa Vidulli, che cos'è archeologia di sera? Archeologia di sera è nato a seguito di Musei di Sera, che per molti anni aveva visto l'estate aperti i musei anche nelle sere. Poi sono cambiate le condizioni e io, avendo a mia disposizione uno splendido parco, un giardino, ho deciso di continuare. Quindi la sola archeologia, quindi il Museo d'Antichità Winckelmann, ha già da 9 anni aperto le porte gratuitamente, perché il museo è ingresso gratuito. E facciamo degli spettacoli musicali e delle conferenze, intrattenimenti molto leggeri che sono sempre legati alle collezioni ricchissime del museo. Scegliamo di volta in volta i nuovi allestimenti o le occasioni. In questo anno abbiamo scelto di parlare di protostoria. I castellieri in particolare, perché sono arrivati a conclusione alcuni progetti. Dei quali possiamo dire qualche cosa, o sono ancora, lo ripresenterete in pompa magna, come si dice? No, presenteremo nel 1º agosto un progetto che il Comune di Trieste, insieme all'Università e alla Regione Friuli Venezia Giulia e ai colleghi dei musei di Udine, hanno realizzato sulle grotte. È un grossissimo progetto che, visto che il nostro tema è archeologia senza confini, taglia il primo confine, che è quello tra Friuli Venezia Giulia e tra Venezia Giulia e Friuli, È già che è un confine per certi aspetti. perché per quanto riguardava le grotte, il Carso Triestino aveva un suo percorso di catalogazione e la regione Friuli un altro. Adesso invece finalmente abbiamo un catasto unico che è in mano alla regione e in questo catasto sono confluite tutte le grotte del Carso Triestino Goriziano e del Friuli. Non solo la parte speleologica specificamente, ma anche i dati delle grotte archeologiche, quindi noi siamo presenti su questo materiale. In questo progetto prevedeva anche delle visite guidate, teatralizzate alle grotte e al museo. Il Covid ha fatto sì che si creasse un video che verrà proiettato nella sera del 1º agosto, Ah, ho capito. in cui in carne ed ossa l'autore degli scavi della nostra zona, che è Carlo Marchesetti, spiegherà a un giovane studente il percorso delle sue scoperte, perché Carlo Marchesetti è quello che ha fatto luce sulla nostra storia prima di Roma. Questo già qui tra pochissimi giorni, 1º agosto, perché ridendo e scherzando Siamo arrivati. siamo già arrivati ad agosto. Cosa facciamo? Presentiamo prima gli argomenti al centro degli incontri e poi ci soffermiamo un Andiamo sulla attimo musica. sulla musica. Sì. Nella seconda serata avremo il professor Paronuzzi, che è un geoarcheologo che da anni studia i castellieri, rimettendo insieme tutti i dati degli scavi che sono incominciati nell'Ottocento e quindi ci porterà le novità sui castellieri. Nella giornata di Ferragosto, un video speciale che è stato realizzato da degli appassionati e in questo caso avremo due momenti storici, l'attuale e la protostoria, che si incontrano ed è un nuovo modo di affrontare i reperti, la storia del nostro Carso. La quarta serata vedrà la fine dei castellieri, un video
che parla appunto della conquista romana e quindi della fine degli Istri con la conquista del castellare di Nesazio che è sopra Pola, e avremo quindi anche il contatto con il mondo croato, e viene il professor Robert Matiasic, che è un grossissimo nome, è diventato rettore dell'Università di Pola, quindi ha fatto una grossa carriera da archeologo, e viene a illustrare questo video. L'ultima serata riguarda invece sempre gli scavi di Carlo Marchesetti, ma nell'Isontino, a Santa Lucia di Tolmino. Anche qui un grossissimo progetto che stiamo portando avanti con l'Università di Trieste, perché stiamo mettendo tutti i dati delle tombe, che sono 4.000, che Carlo Marchesetti in 12 anni ha scavato a Santa Lucia di Tolmino, che oggi è in Slovenia, e in una mappa GIS, il che vuol dire che tutte le tombe sono collegate a due database che ci dicono che tipo di tomba sono, se sono in muratura, quale profondità, ma anche quali sono gli oggetti del corredo di quella tomba. Ed è la prima volta che si riesce a lavorare sull'intera necropoli. Queste sono gli argomenti delle cinque conversazioni. Sì. Ad ogni conversazione segue anche un momento musicale che è affidato all'Associazione Lumen Harmonicum di Trieste. Ora, i brani che vengono eseguiti spaziano, perché sono brani di autori più noti, insomma, scorrendo vedo Puccini, Mendelssohn, Bartoldi, von Weber, ma anche Rimsky-Korsakov, Dvorak, Beethoven e anche Wagner, e poi magari ci sono anche degli autori meno noti. Uno ha un cognome che per noi triestini è molto ostivo, che è Guido Pipolo, e che chiedo scusa per la battutaccia proprio da Guido. Però insomma, immagino anche che la parte musicale in qualche modo idealmente sia collegata alla conversazione. Sì, perché i maestri del gruppo sono sempre in contatto col museo, ma non col museo archeologico quanto col museo teatrale, gli archivi del museo teatrale, perché per noi è tutt'uno, perché noi siamo i civici musei di storia ed arte, e loro in archivio trovano documenti, quindi oltre ai loro percorsi tradizionali incontrano documenti d'archivio sugli autori triestini della fine dell'Ottocento, dei primi del Novecento. E io li ho stimolati ad argomenti, come è successo già l'altro anno, che ho detto, noi parliamo di egizi, voi cosa potete fare? Hanno tirato fuori delle cose fantastiche. La cosa incredibile è questa, no? Che magari qualcuno potrebbe pensare che l'argomento egizi dal punto di vista musicale fosse più ostico rispetto a quello di quest'anno, quantomeno per tutta una serie di sensazioni ed altro. L'Egitto quello è, non puoi giocarci più di tanto. Però la fascinazione dell'Egitto sugli autori, Aida compresa, arrivando fino ai foxtrot dedicati a Tutankhamon, quindi anche una musica leggera di accompagnamento, sono delle serate, diciamo la serata musicale triestina. Potevano mettere anche Nino Rota, Assassino sul Nilo, per chiudere, ma insomma questo è un altro. E lì appunto, anche lì, voglio dire, il gruppo è sempre lo stesso, cambia a seconda del repertorio proposto? E il due Favento, violino e violoncello, sono i fratelli Marco e Massimo, c'è Corrado Gulin che è il pianoforte eccezionale, e poi di volta in volta cresce o diminuisce il gruppo. Quest'anno sì, io ho voluto anche la voce, abbiamo delle bravissime cantanti, e questa volta ci sarà la Lucia Tremoli. Allora, si diceva di 9 anni, no? di questa iniziativa, che lei diceva ieri anche ha un pubblico di
fedelissimi, insomma, diciamo, ma che comunque può contare anche su un pubblico non di fedelissimi, ma di curiosi, eccetera. Perché alla fine mi sembra di capire che, insomma, l'archeologia piace. Sì, sì, l'archeologia incuriosisce piace. E interessa. Certo, soprattutto un'archeologia spiegata in un modo semplice, puntualizzando sulle curiosità dell'archeologia e non facendo il docente noioso e monotono. È un po' il fine del museo, quello della didattica, e abbiamo un gruppo di affezionati, ci sono varie associazioni che vengono, abbiamo un nostro mailing list e poi abbiamo di volta in volta i new entry che scoprono il museo. Ecco, un modo di conoscere il museo, anche dei turisti arrivano e trovano il museo. Ieri era pieno, per dire la verità, giornata in cui c'era un continuo arrivare e andare via. Insomma. Veramente, beh, San Giusto in questo momento sì. Non trovi un parcheggio, non riesci a muovere. E molti, visto che l'ingresso del nostro museo è proprio a fianco alla cattedrale, l'ingresso è gratuito e quindi vengono a curiosare, famiglie con i bambini, perché scoprono che ci sono delle mummie. Ma poi veramente sono tutti, quando escono, increduli, ci dicono: una cosa così in America avreste un mega museo e tanta pubblicità. Comunque, veramente, di anno in anno, siamo arrivati l'altro anno a 50.000 visitatori all'anno, quest'anno arriveremo tranquillamente agli 80.000, e sono grossissimi numeri per l'archeologia. E anche un incremento notevole rispetto all'anno scorso, insomma. Sì, sicuro. Qual è? Noi abbiamo visitato per Trieste d'Arte, credo che l'abbiamo visto tutto, no? Il quasi museo. Tutto. Forse manca qualcosa, quindi recupereremo in tempi brevi. Qual è forse le ha già risposto, probabilmente le sale egizie sono quelle che registrano il maggior gradimento, eccetera. Ma insomma, al di là delle sale egizie, qual è il settore, l'area del museo che soddisfa di più i turisti? È brutto chiederlo, ma è una domanda che noi giornalisti facciamo, insomma. Certamente, perché la sezione pre-protostorica è molto puntata sul locale e lì colpisce Santa Lucia di Tolmino, di cui parlavo, perché insomma ci sono interi dei vasi alti 80 centimetri, dei grandi anche di bronzo, e colpisce perché c'è una ricchezza nella sepoltura. E poi invece al piano di sopra, secondo piano, quando si arriva a Cipro, che incuriosisce come cultura ceramica di quest'isola in mezzo al Mediterraneo, ma poi i vasi greci e soprattutto quando la sala magno-greca, che ti propone 300 vasi in fila, tutti interi, e tutti decorati, figurati, rimangono tutti veramente colpiti, perché... Ma poi insomma è bello vederlo tutto quanto, ecco, insomma. Sì, è frutto della nostra città, questo io ci tengo sempre moltissimo. Sono tutti doni fatti da triestini, tra virgolette, perché nessuno è triestino di origine, o quasi, come Revoltella, no? Che è Venezia, insomma, sono questi triestini di adozione che hanno amato la città, che hanno raccolto nei loro viaggi, e sono soprattutto i mercanti, che in questo caso della Magna Grecia avevano una sede in Puglia, a Lecce o a Taranto, negli anni in cui a queste persone dotate di portafoglio venivano offerti questi capolavori, probabilmente anche a prezzi molto bassi, e quindi sono arrivati a Trieste vasi greci, ma anche oggetti egiziani, mummie comprese, con il loro sarcofago, proprio una ricerca di curiosità da portare a casa e donare o vendere, a seconda delle proprie finanze, al museo. Proprio con l'idea, la collezione cipriota è stata fatta da alcuni triestini che proprio hanno deciso di portare a Trieste un quadro generale della produzione cipriota. Quindi di volta in volta arrivavano questi nuclei di ceramica e abbiamo la seconda collezione cipriota d'Italia,
dopo Torino. Veramente vale la pena. Siamo in chiusura, non abbiamo detto che gli appuntamenti iniziano alle 20:30. Sì. Bisogna sono a ingresso gratuito, si deve prenotare? No, purtroppo non abbiamo modo di gestire, okay. Apriamo i cancelli alle 8. L'altro anno avevamo la fila, che è una gran bella cosa per noi, non per i visitatori. Ho visto le file. C'è la corsa alle sedie, ma era l'Egitto che tirava molto di più. Quest'anno spero che sia tutto pieno, ma tranquillo. Ok, grazie allora alla dottoressa Marzia Vidulli, curatrice del Museo Winckelmann. Buon lavoro, buon estate. Grazie, grazie. E allora ci vedremo con Trieste d'Arte per quel poco di cose che mancano ancora da far vedere del museo. Certamente, noi grazie. Andiamo in pubblicità, grazie ancora dottoressa, andiamo in pubblicità e poi torniamo con il telegiornale delle 13:20. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. L'anno prossimo verrà definitivamente risolto il problema dei servizi igienici e delle docce a barcola. In arrivo nel 2024 container prefabbricati come quelli utilizzati nei campeggi con un servizio di pulizia costante e dedicato. Lo ha annunciato il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, stamani in diretta Sveglia Trieste. Non possiamo che iniziare a parlare proprio di barcola, perché so che per il prossimo anno c'è un'idea diversa, diciamo, sulla gestione dei servizi igienici pubblici. Ogni anno c'era il problema barcola, avevo comperato quelli francesi con 50 centesimi, ti ricordi, però hanno distrutto tutto. Quest'anno non ce l'ho fatta perché avevamo anche il problema dei permessi, sovrintendenza, eccetera. Il prossimo anno avremo i container con docce e servizi igienici a pagamento, con una signora che terrà sempre tutto pulito, così avremo un nuovo posto di lavoro pagato, perché come si fa in Austria, in Slovenia, quando vai nelle autostrade eccetera, sempre pulito, ed è l'esigenza stamattina, che sono un'ora che cammino su e giù per barcola, perché è una bellissima giornata, però tutti d'accordo sulla qualità che offre la Riviera, meno che i servizi igienici. Ecco come verrà risolto l'annoso problema dei servizi igienici sulla Riviera di Barcola. Delle strutture prefabbricate, soluzione utilizzata nei campeggi, soprattutto con WC e docce, anche con acqua calda, che si possono agganciare alla rete idrica e fognaria della città. Una soluzione sempre più utilizzata, soprattutto per situazioni in cui un'installazione fissa può creare delle situazioni problematiche e facilmente sostituibile in caso di guasti. Si parlerà di 50 centesimi per doccia piuttosto che accesso ai WC, qualcosa del genere? Sì, le docce le terremo gratis, no? Il problema è tenere puliti i servizi igienici. Bene, quindi insomma la soluzione per quanto riguarda la prossima estate qui a Barcola. E dopo tutti chiedono i parcheggi a pagamento, ma se metto i parcheggi a pagamento credo che viene fuori la rivoluzione. E quindi rimangono così come? No, i residenti chiedono a pagamento per avere più spazio, ma in effetti È un regalo che facciamo, insomma, alle persone, questo di lasciare il parcheggio libero. E ancora ricoverato in rianimazione all'ospedale di Catinara il 66enne che ieri sera è stato investito da un'auto in via Giulia. Gravissime le lesioni subite, l'uomo, che ha subito un forte trauma cranico, era in arresto cardiocircolatorio e non cosciente mentre veniva caricato in barella dai sanitari del 118. Lotta tra la vita e la morte. È in condizioni disperate il 66enne che ieri sera è stato investito in via Giulia all'altezza del civico 104. In questo momento si trova in rianimazione all'ospedale di Cattinara. Gravissime le lesioni subite, la prognosi rimane riservata. Erano quasi le 19 quando l'uomo è stato investito da un'auto condotto da una donna. Anche lei è rimasta ferita a causa di un trauma al torace e portata in codice verde al nosocomio triestino. Per il 66enne invece la situazione è apparsa subito grave. Quando sul posto è arrivata l'ambulanza e l'automedica, i sanitari del 118 lo hanno subito immobilizzato in barella, mentre gli agenti della polizia locale procedevano con i rilievi. Pare che il 66enne fosse sulle strisce pedonali, una disattenzione, una svista, non si conoscono ancora i dettagli della dinamica dell'incidente. L'uomo non rispondeva, non era cosciente, ha subito un grave trauma cranico ed era in arresto cardiaco. I medici hanno avviato la rianimazione cardiopolmonare sul posto, poi il malcapitato è stato caricato in ambulanza per la corsa all'ospedale in codice rosso.
Adesso una bella notizia. Poco prima delle 6 di questa mattina, nella sala operativa di primo livello del NUE 112 del Friuli Venezia Giulia, gli operatori hanno ricevuto una chiamata di aiuto per soccorso sanitario d'urgenza. Al telefono una coppia di genitori, cittadini residenti a Monfalcone, lei già mamma con una gravidanza a termine. Le doglie, le contrazioni, tutto è successo molto velocemente, non c'è stato tempo per salire in macchina e raggiungere l'ospedale. Compresa la situazione, l'infermiera della sala operativa della SORES ha avviato immediatamente due mezzi su ruota per raggiungere l'abitazione della coppia, un'ambulanza e un'automedica da Gradisca di Sonzo. Nel contempo l'infermiera della sala operativa ha guidato al telefono la figlia minore nelle operazioni del parto che è avvenuto in casa. La famiglia è straniera, non è servito l'utilizzo del servizio di traduzione che mette a disposizione il NUE 112 sulle 24 ore. Mamma e papà non conoscevano la lingua italiana, ma la figlia si è espressa molto bene nella nostra lingua ed ha aiutato la mamma a dare alla luce la sorellina. Mamma e bimba sono state poi accolte all'ospedale per tutti i controlli del caso e stanno bene. La notte non si dorme più, continuano le segnalazioni dei residenti per gli schiamazzi, le liti e il degrado in piazza Perugino. Le forze dell'ordine hanno potenziato i controlli, ma tra il kebabaro di via Conti e la piazza ogni notte è far west. Non c'è pace per i residenti che vivono attorno a Piazza Perugino. Stavolta cassonetti dell'immondizia rovesciati in strada dopo la solita notte brava. Continuano le segnalazioni dei cittadini che ormai non ce la fanno più. Dopo i tanti servizi di Tele4 che hanno documentato quello che succede in zona, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli. Ma per ora non è cambiato nulla. Gente che urina per terra, persone che urlano, litigi, tutto tra il kebabaro di Via Conti e Piazza Perugino. Non riusciamo più a dormire, è la lamentela che ogni notte arriva dai residenti, alcuni dei quali hanno più volte segnalato alla nostra emittente la situazione, peraltro con la richiesta di rimanere anonimi perché c'è chi teme ritorsioni da parte degli avventori notturni. Questo è un video che risale all'altra notte, giù un cassonetto dell'immondizia, poi il tentativo di rovesciarne altri. L'ennesimo controllo di polizia invece è di qualche giorno fa, ma ogni sera la situazione è sempre la stessa, più volte a settimana le forze dell'ordine sono costrette a intervenire. Negli ultimi anni Tele4 ha documentato costantemente lo stato di degrado in cui versa la piazza quando scende il sole, spazzatura ovunque, il segnale di quello che è successo la notte passata. Chi abita nella zona chiede a gran voce di mettere fine a una situazione diventata ormai insostenibile. È stata approvata nella notte dal Consiglio regionale la manovra di assestamento di bilancio, la prima sulla 13ª legislatura. A disposizione un budget di 1.079.570.000 euro. Il provvedimento ha ricevuto il via libera dalla maggioranza, contrarie alle opposizioni. 137 milioni per lo spostamento degli uffici della regione in Porto Vecchio. È un assestamento importantissimo, più di 1 miliardo di euro, penso il più grande nella storia della regione, che quindi interviene in settori strategici per la regione. Penso a più di 110 milioni di euro aggiunti al sistema sanitario regionale, al sistema pubblico della sanità regionale, penso al 70 milioni di euro per le grandi infrastrutture regionali, penso ai 30 milioni di euro, un fondo che verrà stanziato nei prossimi mesi a favore dei comuni, aggiuntivi rispetto alle risorse già destinate agli enti locali. Penso, e questa è una delle misure che mi sta più a cuore, i 50 milioni di euro messi alla protezione civile per fare fronte alla prima emergenza legata al maltempo che ha colpito in modo drammatico il nostro territorio. Dopo siamo intervenuti sul diritto all'istruzione, alla formazione. Siamo intervenuti sulla parte sicurezza, siamo intervenuti sulla parte infrastrutture e sulla parte anche dei beni della regione con l'intervento per quanto riguarda Porto Vecchio, che spostando la sede della regione in quell'area farà risparmiare diversi milioni di euro ogni anno in spese di manutenzione per la regione, ottimizzerà l'organizzazione interna e ridarà vita a un pezzo importante della città. È un elenco parziale rispetto a tutte le misure messe in campo, però per far capire l'importanza e devo dire anche la strategicità delle scelte che abbiamo messo in campo con risorse oggettivamente massicce. Ora il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, con il commissario De Grassi. Buongiorno, ben trovato commissario.
Buongiorno, ben trovato. Diciamo una giornata abbastanza movimentata, per fortuna niente di grave, come ho avuto già modo di dire in questi giorni. No, il lavoro non ci manca, la città comunque è vivace sia di giorno che di sera e di notte. Per il resto devo segnalare dei divieti, soprattutto in Vele Miramare, dal Divio di Miramare all'ingresso del Parco del Castello, c'erano divieti di sosta e transito per riprese cinematografiche, perciò attenzione a chi si reca nelle località, nella Riviera Barcolana per andare al mare, questo tratto è precluso. Stessa cosa anche in Largo Santos e all'interno del Porto Vecchio, ci sono dei divieti di sosta sempre per delle riprese cinematografiche. C'erano dei lavori brevi sia in galleria di Piazza Foraggi che in galleria Sandrinelli, al momento sono stati ultimati, tutto a posto, tutto transitabile. Abbiamo dei nota delle asfaltature sulla strada regionale 58, detta anche strada nuova per la piscina, non abbiamo notizie di gravi disagi, comunque attenzione per chi transitasse in quel posto verso piscina. La via del Campanile è sempre chiusa per lavori, con delle eccezioni delle deroghe per i frontisti, ove sia possibile il transito e non che sia, che non sia occupato dagli scavi. Dulcis in fondo, dovrebbe arrivare, se non è già arrivata, anche una nave da crociera sulle rive, c'erano dei divieti ovviamente per consentire le operazioni di imbarco e sbarco. Al momento non abbiamo particolari interventi in atto, vi restituirei la linea. Grazie commissario De Grassi. E parliamo proprio delle riprese del film, perché ieri hanno generato una sorta di allarme, soprattutto per quel che concerne chi abita nella zona della stazione ferroviaria. Scopriamo di che cosa si tratta nel prossimo servizio. Le riprese del film Heads of State, un action thriller con venature comedy che, come noto, a Trieste non si fermano nonostante lo sciopero degli attori aderenti al sindacato statunitense SAG-AFTRA, giacché le scene d'azione che si gireranno in città prevedono al momento l'impiego degli stuntmen, stanno per entrare nel vivo. E fin qui nulla a cui i triestini non siano felicemente abituati da qualche anno a questa parte. Il problema nasce proprio dal tipo di scene che vedranno Trieste quale set. Si sa che il Palazzo della Regione, nella finzione cinematografica riprese a partire da lunedì e fino all'11 agosto, diventerà la sede di un vertice ONU da cui scatterà l'intrigo internazionale che vedrà John Cena ed Idris Elba protagonisti. Però un film d'azione come si deve necessita di momenti particolarmente drammatici, inseguimenti, d'accordo, ma anche sparatorie ed eventualmente, chissà, persino esplosioni. Ieri sera in Porto Vecchio, quartier generale triestino della produzione della troupe, si stavano provando alcune di queste scene con tanto di effetti sonori. In molti, all'oscuro di tutto, hanno avuto paura ed hanno tempestato di chiamate la polizia locale, soprattutto dalla zona della stazione ferroviaria, dove l'eco degli spari provenienti dalla zona attorno al centro congressi si percepivano più distintamente. Oggi il set è stato trasferito a Miramare e difatti l'ingresso al parco è interdetto, con tutta probabilità non senza mugugni da parte di turisti e triestini stessi. Un prezzo che la città paga a fronte del riscontro economico notevole che deriva dalle riprese di un film, giacché per un congruo numero di giornate le centinaia di persone che compongono la troupe a Trieste vivono e spendono. Per non dire del ritorno d'immagine di cui la città usufruisce. E giacché questo tipo di introiti fanno comodo a più di un'altra città, vicina o lontana, un sacrificio si può fare. Adesso ci occupiamo degli aiuti che Trieste ha inviato alla cittadina ucraina di Mykolaiv, già oggetto di una raccolta di beni di prima necessità, raccolta che ha avuto un importante riscontro a Trieste, un'ambulanza e tre stazioni per l'anestesia in sala operatoria. Trieste è ancora una volta in campo a sostegno della città ucraina di Mykolaiv. Dopo la raccolta di beni già organizzata dalla task force del comune di Trieste, stavolta è Asugi a scendere in campo assieme all'amministrazione comunale e alla polizia locale per l'invio di un'ambulanza e di alcuni presidi sanitari collegati alle anestesie in sala operatoria. Per l'ambito extraospedaliero, Asugi va a donare un'ambulanza che fino a pochi mesi fa è stata operativa e che attualmente è un muletto di riserva per noi, perché per una questione di chilometraggio e di normativa, però è un'ambulanza che a tutti gli effetti è operativa e funzionante.
L'altro aspetto riguarda una parte di elettromedicali intraospedalieri e sono tre apparecchi di sala operatoria che garantiscono di effettuare un'anestesia in sicurezza con tutti i monitoraggi e la parte ventilatoria. Un mini convoglio composto dall'ambulanza e da un secondo furgone partirà per l'Ucraina con consegna prevista entro il mese di agosto. Uno sforzo solidale che il Comune di Trieste ha intenzione di mantenere attivo sinché verranno segnalate nuove richieste e nuove necessità. È un'iniziativa che si inserisce in quel rapporto consolidato ormai tra i due comuni e ogni volta che Mycolive chiama Trieste risponde e saremo pronti a farlo naturalmente anche in un prossimo futuro, anche se auspichiamo che sia sempre meno necessario e anzi auspichiamo che il sindaco di Mycolive possa essere qui con noi per stringergli la mano il prima possibile. Per il direttore generale di Asugi, Antonio Poggiana, si tratta dell'ennesima iniziativa che dimostra il grande senso di solidarietà per il prossimo della popolazione del Friuli Venezia Giulia. Lo si fa perché è la generosità di questo del popolo del Friuli Venezia Giulia è un tratto caratteristico indiscutibile che deriva da sofferenze patite da questo popolo nel corso della storia e quindi un popolo che ha sofferto capisce quanto importante la vicinanza e la generosità di altri popoli, perché a sua volta il Friuli ha avuto molti aiuti e il bello è che chi ha avuto e chi è stato aiutato poi in situazioni di diciamo normalità ritorna a queste generosità che ha ricevuto. Vediamo adesso il meteo per chiudere. Dopo una breve fase anticiclonica, le correnti atlantiche più fresche e umide in quota tenderanno a portarsi verso il nord Italia, favorendo fasi di instabilità atmosferica a partire da domani pomeriggio e per tutta la prossima settimana. Dunque domani cielo in genere variabile, con più sole verso la costa e maggiori annuvolamenti sulla zona montana, dove dal pomeriggio saranno probabili rovesci o temporali che in serata potranno estendersi sulla pianura. Venti a regime di brezza. Prima di salutarvi, una comunicazione di servizio. Lo spettacolo dedicato ai 100 anni della Walt Disney, che era andato in scena parzialmente mercoledì sera al Castello di San Giusto nell'ambito di Trieste Estate, verrà recuperato più avanti al Politeama Rossetti. L'Associazione Internazionale dell'Operetta renderà noti la data di recupero dello spettacolo e anche eventuali rimborsi parziali a chi avesse assistito a parte dello spettacolo mercoledì l'altro. Vi ricordo l'appuntamento delle 18 con Trieste in diretta e poi quello delle 19:30 con il telegiornale. Buon pomeriggio e più tardi.